Siamo all'interno della cattedrale di San Pantaleone di Valle della Lucania. Sono in compagnia della vicepresidente del comitato festa San Pantaleone, Antonia Ruocco, per raccontarvi come la città si sta preparando a questa, ai solenni festeggiamenti di San Pantaleone, medico e martire, protettore della città e dell'intera diocesi vallese, in programma il prossimo 27 di luglio. Ecco, per quanto riguarda la storia di questa ricorrenza, cioè, così antica e sentita non solo dai vallesi ma anche da tutto il circondario, ci puoi ricordare qualcosa? Va bene, comunque il culto di San Pantaleone si perde nella notte dei tempi, perché chiaramente è un santo orientale e il suo culto fu portato qui da noi dei monaci basiliani. Originariamente erano tre i protettori del paese. Il culto di questi santi, sia di San Zenone che di San Filippo Neri ancora ha un culto fervido perché abbiamo anche la statua. Di San Zenone si sono perse completamente le tracce. Chi si ricordava di questo santo lo raffigurava come un santo vestito da soldato romano, però non abbiamo nessuna... Mentre il culto di San Pantaleone è rimasto nel tempo. Perché questo? Perché Vallo, fin dalle sue origini, è stato sempre il centro, dei servizi, in effetti. C'era una grandissima tradizione di artigianato, falegnami, fabbri, scarpellini, muratori, ma soprattutto a Vallo si faceva la concia, c'era la concia delle pelli. Chiaramente in un momento storico difficile, le condizioni igienico-sanitarie erano quelle che erano, per cui molte volte i vallesi hanno avuto periodi di peste e tutti si rivolgevano a questo santo taumaturgo, perché il taumaturgo significa che fa miracoli. Questo santo medico, ma nello stesso tempo miracolosissimo. Quindi il culto di San Pantaleone si perde nella notte dei tempi. Il mezzo busto è argenteo ed è bellissimo, forse perché noi vallesi siamo molto legati a questo santo. Il culto di San Pantaleone ebbe un forte incremento soprattutto dopo il Settecento. Perché? Perché Monsignor Oronzio Capece, a Monsignor Capece fu donato dal clero di Ravello un'ampollina con un po' di sangue del martire. Questa ampollina, siamo intorno al 1740, il suo successore De Rosa, Monsignor De Rosa, donò questa ampollina ad una signora napoletana, Anna Pezzillo, con l'intesa che o la teneva in casa oppure la donava ad una chiesa dove c'era il culto del martire. Un sacerdote originario di Cuccoro Vetere, un certo Merola, venne a sapere, era parroco della chiesa di Santa Sofia di Napoli, venne a sapere il fatto, si recò dalla signora e ottenne dalla signora pregandola di donarla all'università, come si chiamava allora, di Vallo. E infatti nel 1741 finalmente il parroco De Cusatis di Spio si recò a Napoli e prese questa ampolla di forma piramidale che conteneva qualche goccia di sangue, chiaramente. E da allora il culto è diventato sempre più forte, più sentito. Poi, per quanto riguarda la nostra tradizione, guarda, noi abbiamo una processione, secondo me, la più caratteristica, l'unica in tutto
il Cilento si può dire, perché escono 22 statue più il patrono. È una processione molto sentita e rappresenta, diciamo, il fiore all'occhiello della manifestazione, dell'organizzazione, il clou della festa, il cuore pulsante da cui poi si diramano tutte le altre attività civili, di svago, di divertimento. Però quello che io tengo particolarmente alla processione, perché deve essere un momento di coralità, un momento di unione, anche e soprattutto dopo che siamo usciti da questi 3 anni terribili che ci hanno segnato, secondo me, anche se inconsciamente, ma ci hanno segnato. E noi ci siamo rivolti al nostro taumaturgo, c'è poco da fare, perché abbiamo una fede incrollabile. Quindi la festa si svolge, noi abbiamo una festa di 4 giorni in effetti, inizia il 26 di luglio, il 26 di luglio c'è una processione, va a raccogliere tutti i santi che sono nelle chiese di Vallo, in alcune case private, in alcune cappelle gentilizie pure. Il 27 c'è la grande processione, il 28 di nuovo una processione, i santi ritornano nelle sedi abituali. E quindi poi abbiamo il quarto giorno, che è il giorno ludico del divertimento. Abbiamo un ricchissimo programma sia religioso che civile. Il programma religioso inizia il 17 di luglio adesso, con l'intitolazione della cattedrale al martire Pantaleone. E dal 18 al 25 si svolgerà il novenario, che ogni anno viene arricchito da un predicatore, il quale si sofferma su un tema particolare. Insomma, quest'anno abbiamo il reverendo Vincenzo Calabrese, che si soffermerà sul tema Desiderio Desideravi, un itinerario di formazione liturgica per il popolo di Dio. Poi ogni giornata, dal 18 in poi, sarà dedicata. Abbiamo la giornata di preghiera per i giovani, la giornata di preghiera per la comunità diocesana, la giornata di preghiera per le vocazioni, per i vallesi, e poi abbiamo anche un incontro in cui si discuterà il culto di San Pantaleone in Macedonia, un incontro con l'ambasciatrice della Macedonia del Nord presso la Santa Sede, e dove in questo contesto verrà letta la Passio di San Pantaleone, antichissima, tanto è vero che ci sono alcuni documenti che attestano che questa Passio è stata tradotta in greco, in georgiano, in copto addirittura, per cui faremo questo. Poi chiaramente seguirà il programma civile, che sarà nelle prime 2 serate, il 26 e il 27, sarà allietato dalla banda città di Francavilla Fontana, e poi il 28 c'è il 26 ci sarà Francavilla Fontana, il 27 e il 28 ci sarà invece la città di Conversano, diretta dalla maestra Pescetti. Poi la sera del 28 ci sarà Antonello Cuomo, che canterà Venditti, quindi abbiamo voluto rispettare una certa fascia di nostalgici per questo tipo di musica. Il 28 c'è il grande concerto musicale Voglia di tornare negli anni 90. Lo so, può essere una ripetizione, perché ci sono tante che danno questo tipo di musica. Noi abbiamo scelto questo momento, questo concerto, proprio per dare modo ai giovani di divertirsi, di cantare, di fare festa. Anche perché, vedi, la festa di San Pantaleone è una festa talmente particolare, talmente diversa, che non si può nel modo più assoluto accoppiare ad altre feste o ad altre manifestazioni. È un qualcosa a sé stante, che non può essere paragonata a nessuna serata, a nessun gruppo. Poi, chiaramente, una volta le feste avevano il clou, il cantante. Oggi come oggi non possiamo permettercelo più. I tempi sono quelli che sono, le difficoltà economiche sono tante, abbiamo 4 giorni intensi di festa. Il paese è illuminato, ma non illuminato di più, dalla ditta De Filippo, che è una garanzia. I fuochi d'artificio bisogna farli, e c'è Di Muoio che ci fornisce dei bellissimi fuochi d'artificio. Per cui questo è. Io invito la comunità di Agropoli a farci visita quel giorno. E poi chiaramente anche tutto il Cilento, perché San Pantaleone è il protettore della diocesi.
per questa festa cambiava automaticamente. C'era la chiesa così, non c'era, dovevano aprire, vedete dove è il crocifisso? Là c'era una porta che si entrava da quella parte, perché quando era San Pantaleone non era grande la chiesa per ricevere tutte le persone che venivano. E all'altra parte è qua dove battezzano i bambini, un'altra porta, se mi sono detta, sempre giù. E c'erano quelle porte, c'erano quattro porte in questa chiesa, questa e quelle tre laggiù, ma la chiesa era così. Era una festa che non veniva mai. Anche dopo fatte tutte le funzioni, dopo San Mandalero c'era ancora festa per sette giorni. La gente venivano da tutte parti, ma cambiato un poco tutto. Di San Bandaleone, lei cosa ricorda del passato? Ricordo del passato tante belle cose. Sono pura vallese, ho una bella età, dico signore te ne ringrazio. Papà mio era maestro di festa, mastro di festa. O chiamavano papà mio un fattore, Luigino Gatto si chiamava papà mio. Soprannominato, era nominato un fattore. Così c'era il rapporto. E tutto di bene di San Pantaleone. No. San Pantaleone è una festa conosciuta in tutto il Cilento, tanta gente che vengono da fuori. No, è bello dico, parlare della festa di San Pantaleone. Poi non è bella processione che si fa, ma prima si faceva nei vichi molto più stretti, molto antichi. La processione di San Pantaleone scendeva per questo vico qua. Tutti i santi scendevano per questo vico. Ma è un vico molto lungo. Ci girava la musica, giravano tutti i santi, arrivava sotto il palazzo dei Pignataro, così è chiamato. San Pantaleone è il patrone veramente, sono sempre feste meravigliose, squisite, quest'anno specie col nostro vescovo Vincenzo, che dà amore, affetto, stima e praticamente molta cordialità è veramente una cosa molto bella e per cui dobbiamo essere felici che abbiamo anche il nuovo vescovo. Evviva San Pantaleone, che affinché ci protegga e ci sostenga lungo il nostro percorso della vita.